bello andare in giro con le Youngtimer. Questa Hornet S del 2001 l'ho rimessa bene o male a posto io. Era una moto che non aveva bisogno di grandissima manutenzione in realtà, perché con soltanto 30.000 km bisogna stare un po' attenti soltanto alla prode, che il tempo e forse anche gli agenti atmosferici hanno fatto sulla carrozzeria e su alcune parti della motocicletta. Uno dei settori ai quali dedicare maggiore attenzione, sia per le prestazioni che per la sicurezza, sono le sospensioni. E proprio su questo esemplare ho notato che il tempo in realtà ha lasciato qualche segno, soprattutto sotto la forma di alcune tracce di ruggine sugli steri della forcella. In questo video vi faccio vedere come è possibile sostituire gli steri della forcella affidandosi a degli esperti, come gli esperti di Andreani, e magari se si vuole anche ottenere un upgrade sia dal punto di vista prestazionale che estetico. Seguitemi. Ignazio Virzì, grazie di averci accolto, di aiutarci. Senti, questi steli macchiati di ruggine a me non convincono tanto. Effettivamente gli steli macchiati di ruggine vanno ad intaccare i paraoli e a romperli sempre, e nello stesso tempo purtroppo è la vecchiaia che li fa arrugginire. Certo, la moto non è giovanissima, oltre 20 anni, non tanti chilometri, 33.000, ma ricordiamo che tra l'altro che gli steli che andremo a mettere, gli steli TNK Andreani, sono disponibili per oltre 1200 motociclette trasversali a tante epoche, quindi anche per moto recenti e anche a tanti segmenti. Come procediamo? Adesso ci penso io a smontare. Grazie, andiamo. Questi steli sono perfetti dal punto di vista dimensionale, ma se fossero piegati... Assolutamente sostituire, cioè, mai raddrizzare le forcelle. Ecco qua ragazzi, guardate che scenario terribile. Procediamo. Andiamo a sostituirli con le canne che fa TNK. Sono di fatto identiche come diametro, come spessore anche, come del materiale, come struttura, e non c'è né un aggravio di peso né un vantaggio di peso. Di fatto mantengono le stesse prestazioni, le caratteristiche degli originali. Se io volessi cambiare anche il look della mia motocicletta, potrei scegliere anche... Abbiamo anche quelli trattati. Oro. Colorazione in carbonio. Titanio se vogliamo carbonio, e questo tipo di titanio rosso. Adesso procediamo allo smontaggio dello stelo arrugginito. Quindi adesso asportiamo lo stelo ammalorato. Quanto tempo ci si impiega a fare un'operazione di questo genere? In una mezza giornata hai la moto pronta. Ok. Scoliamo l'olio che dopo 20 anni sembra... bruttissimo. Pompate la forcella fino all'eliminazione totale dell'olio. Questa mi spaventa, cos'è questa roba qua? Questa è una pistola termica. Tra l'altro questa operazione qua si fa per avere maggiore cura delle sedi, del fodero della forcella, per evitare che... possiamo rovinare le sedi e allentare le sedi. E adesso il paraolio va via di fatto in un attimo. Nel frattempo vediamo che è tutto rotto, quindi da sostituire. Va sostituito immediatamente, dopo più di 20 anni, insomma ci sta. Adesso andiamo a controllare tutti i vari componenti. È molto importante quando andiamo a sostituire gli steli che anche andiamo a mettere i DU di scorrimento, perché il riporto dopo tanto tempo si è consumato. Ok, come vedete la nostra Hornet S è totalmente priva degli steli. Tutta la parte interna della forcella sul banco da lavoro, questo cos'è? Il flauto? Questa è la parte interna, il flauto, la molla. Questo è lo stelo vecchio, come vedete, con le macchie di ruggine ormai. Che no, ormai non si può più riprendere. E questo invece è lo stelo nuovo. Quello che abbiamo fatto vedere poco fa è anche che abbiamo dovuto rimuovere tutti i paraoli, giusto? I paraoli, i parapolveri. Anche questi sono da sostituire. Da sostituire. Non soltanto i parapolvere, ma anche... e le boccole di scorrimento che chiaramente con l'età camminando si usura. Questa moto ha fatto circa 30.000 km. Tu reputi che sia stata l'azione del tempo o l'azione di un'usura commisurata al chilometraggio che abbia prodotto questi effetti sulle boccole e sui paraoli? Sui paraoli può essere anche una questione di tempo, perché diventano duri e chiaramente cominciano a perdere la tenuta. Per quanto riguarda le boccole è una questione di chilometraggio, perché vanno a scorrere e chiaramente si usurano. Quindi anche dopo soli, tra virgolette, 30.000 km, queste boccole andrebbero a revisionare. È meglio revisionare la forcella e andarle a tensionare
per eventualmente cambiarlo. Ok, dobbiamo ricordare però ai nostri amici che il kit TNK degli steli della forcella distribuito da Andreani non comprende né i parapolvere né le boccole, quelle vanno acquistate a parte, noi le abbiamo messe, come vedete, da questa parte qui. Adesso non rimane che andare a montare. Rimontare tutto. Ma guarda che poi faccio il test su strada, Una revisione così di basso livello come questa, alla fine stiamo soltanto sostituendo gli steli. Che miglioramento può dare nel rendimento dinamico della sospensione della motocicletta, secondo te? Dopo allora, 30.000 km, 20 anni di utilizzo. Allora, è chiaro che mettendo dei componenti nuovi noi andiamo a rimettere a posto le tolleranze della forcella, quindi quando camminiamo abbiamo una forcella molto più stabile di quella prima, che avendo tutti i componenti lenti chiaramente si muoveva. Montiamo boccola superiore, paraolio e parapolvere. Quanto tempo dura un paraolio o un parapolvere come questo? Ma montato correttamente diciamo che in 5 anni dai, abbondanti. Fino a quando avrà 30 anni la Hornet S probabilmente saremo a posto. Adesso andiamo ad inserire, dopo riscaldato, questa è la boccola, quella nuova. Sì, e questo è il battente. Si prende l'attrezzo specifico Andreani. Specifico, sì. E si va. E si porta a battuta. Prima il paraolio. Sempre con lo stesso attrezzo. Sempre con l'attrezzo che non rovina niente. Si va a mettere il fermo. E si va a inserire il parapolvere. Dai, ultimo step di fatto per il montaggio dello stelo. Adesso noi mettiamo un olio Ohlins. Gradazione? Un 13-14. Anche in funzione del pilota, se uno è leggerino lo facciamo un po' più basso, se uno è un po' più pesante lo facciamo un po' più alto il livello, così aiutiamo nella frenata. Offre più contrasto, più sostegno in realtà. Ha più sostegno, allora, in base al tieni pilota. Conto che io peso 69 kg. Ok. Pompiamo fino a quando l'olio entra in tutti i posti. Quindi deve andare ad annidarsi in ogni anfratto della sospensione, in realtà deve riempire perfettamente, perché poi deve essere totalmente piena d'olio. Non deve esserci vuoti. Adesso facciamo il livello. Eccolo qua. Attrezzo specifico da Andreani, serve per far il livello. Permette di risparmiare tanto tempo quando si fa il livello. Ancora è basso. Andiamo ad aggiungere un po' d'olio. Fatto. Questo è il livello esatto. Andiamo a inserire la molla. L'appoggio per lo spessore. Noi in questo momento abbiamo sostituito gli steli di una forcella tradizionale. Sì. Gli steli TNK li troviamo però anche per le forcelle steli rovesciati. Esatto. Sicuramente il lavoro, il piedino è diverso, quindi sarà un lavoro leggermente diverso da fare. Ma è un lavoro più complicato? Più complicato, ha bisogno di attrezzature più specifiche. Ok, e quindi anche di più tempo probabilmente. Certo, certo. Chiaro. Bene, adesso che abbiamo rinnovato totalmente di fatto l'avantreno, insomma gli steli nuovi, nuovi paraoli, nuovi i parapolvere e anche le boccole, ovviamente olio nuovo, c'è un rodaggio, qualcosa da fare, attenzioni particolari da fare nel primo periodo d'utilizzo? Non è un motore, non ha bisogno un rodaggio, se viene montata correttamente la forcella già puoi andare, va benissimo. Allora guarda, innanzitutto ringrazio te, ringrazio Andreani, TNK per gli steli e vado subito a provare per vedere qual è la differenza tra come era prima e come adesso. E fammi sapere, sono curioso. Va bene, grazie. Prima di raccontarvi però quella differenza tra il prima con gli steli vecchi, macchietti di ruggine, e il dopo con gli steli nuovi di pacca, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube qua sotto con il pulsantino e magari anche lasciate un commento se vi va di discutere, di parlare di steli, di sospensioni. Io cercherò di rispondere a tutti, magari chiederò aiuto a chi ne sa più di me, ad Andreani. Non dimenticate anche che Facebook e Instagram di Moto.it vi terranno sempre in contatto col mondo della motocicletta, quindi magari seguiteci anche lì. Cosa cambia tra il prima e il dopo? Che appena sono uscito dall'officina ho notato una immediata maggiore coerenza
della sospensione anteriore. Questo sicuramente non è da ascrivere direttamente agli steli. Noi in realtà, cambiando gli steli, abbiamo fatto un'operazione di manutenzione abbastanza corposa, abbiamo cambiato l'olio, anche le boccole, abbiamo cambiato paraolio, parapolvere, quindi la sospensione anteriore è di fatto praticamente nuova nelle sue modalità di funzionamento, e questo favorisce ovviamente un comportamento migliore della sospensione. Affonda in maniera più controllata in frenata, si sente una maggiore coerenza di guida sulla parte anteriore, e in realtà non soltanto la sicurezza ma anche il divertimento ovviamente aumenta guidando con la sospensione particolarmente appunto. Gli steli cromati per la Hornet e la Hornet S costano 170 euro più IVA nella loro versione cromata, quella che vedete qui. Se volete la versione trattata, quindi colorata, come abbiamo visto prima in officina, oro, nero oppure anche rosso, sono 270 euro più IVA. Questo ovviamente per questo modello, poi i prezzi possono anche differire da modello a modello. Tra gli 11.000 steli e le circa 1.200 motociclette coperte dal catalogo per gli steli TNK, sicuramente troverete lo stelo che fa per la vostra motocicletta. Potrebbe essere, a mio modo di vedere, un'ottima idea quella di sostituire lo stelo quando ovviamente vi sono vie della ruggine, è leggermente rovinato, oppure ancora se vi va di cambiare il look della vostra motocicletta con uno stelo colorato. Nell'occasione di una manutenzione abbastanza corposa si possono abbandonare gli steli vecchi e magari dare alla vostra moto un nuovo look con degli steli forcella colorati. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima prova di moto.it.